Amici e amiche carissimi, ci siamo, bentornati, nuova puntata di Don Leonardo risponde. Cominciamo subito con la lettura delle domande che ho visto già state facendo. Titti Bruni chiede: caro Don Leonardo, è giusto pregare principalmente per sé e per i propri cari? O è meglio rimettere l'intenzione della preghiera nelle mani della Madonna? Grazie, Padre. Dunque, il termine giusto è un termine un po', come dire, problematico, diciamo, perché la giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo, quindi certamente pregare è un atto, come dire, che fa parte della virtù della religione, che consiste, diciamo, propriamente in ciò che è giusto nei confronti di Dio, cioè la preghiera è un atto dovuto nei confronti di Dio, noi dobbiamo pregare per noi. Ed è una forma di amore santo per la nostra anima. Dobbiamo pregare certamente per noi, come anche per i nostri fratelli, perché la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, che è il Padre nostro, è espressa al termine plurale. E la preghiera è necessaria per avere la cosa più importante, che sono le grazie necessarie, ecco, per la salvezza della nostra anima, la nostra e quella degli altri, che sono evidentemente le cose più importanti. È certamente doveroso pregare per se stessi, è bene pregare per il prossimo. Diciamo che nel Padre nostro, il nostro Signore ci ha già insegnato tutto, quindi ci ha già detto che cosa è bene chiedere nell'ordine di importanza. Dopodiché la preghiera è certamente cosa lodevole, la preghiera di intercessione è certamente cosa buona, pregare anzitutto per i propri cari. È cosa molto buona pregare secondo le intenzioni della Madonna e ancora di più mettere le proprie intenzioni dentro la Divina Volontà, perché San Paolo stesso scrive nelle sue lettere che noi non sappiamo che cosa sia bene domandare. E Gesù ha raccomandato di non fare come i pagani quando si prega, che si pensa di essere ascoltati a forza di parole. E molte volte, stando alle esperienze, insomma, che riportano anche insigni autori, le preghiere di molti figli degli uomini sono una sciorinata di richieste di grazie su grazie su grazie, quasi tutte di tipo temporale, di cose che a noi sembrerebbero buone, magari anche le più importanti, ma che non sempre agli occhi di Dio sono tali. Quindi il Padre nostro è in regola della preghiera ed è cosa molto suggeribile, molto lodevole, anche se non necessaria, ecco. E imparare a pregare soprattutto secondo le intenzioni della Madonna o nella Divina Volontà, perché la Madonna sa dove si trova la volontà divina e Dio vuole che noi preghiamo, ma per chiedergli le cose buone, per chiedergli ciò che lui stesso vorrebbe darci a condizione che glielo chiediamo, perché la preghiera è la condizione per cui Dio ci concede le grazie. Quindi spero di essere stato chiaro, insomma, no? E speriamo, insomma. Vediamo la seconda domanda scorrendo un pochino. Nicola Vedda chiede in che casi è prevista la scomunica. Sì, Nicola Caro, la risposta a questa domanda è che, allora, numero uno, io non sono né un canonista, ma sfido anche un canonista, insomma, col dottorato, di ricordare a memoria tutti i casi in cui è prevista la scomunica, late sentenze e ferende sentenze, insomma, penso che sia abbastanza difficile, no? Quindi ci sono dei casi macroscopici, ma mi pare che ne abbiamo già affrontato, insomma, questo problema in qualche Don Leonardo risponde, adesso non mi ricordo, insomma, che eventualmente ne possiamo un attimo riprendere. La scomunica, ci sono i casi in cui si dice late sentenze, cioè per il fatto stesso che uno fa una cosa molto grave è scomunicato, quindi senza bisogno che ci sia una dichiarazione formale, invece le scomuniche ferende sentenze, quindi le cose principali. Scomunicati sono gli eretici, gli scismatici o chi si macchia di peccati particolarmente gravi davanti al Signore, insomma, no? I casi che io ricordo adesso, che sono casi di scuola più
clamorosi e diciamo così anche più possibili, ma mi pare di aver già detto questa cosa qui. Per il delitto d'aborto, se c'è la scomunica, che è un tempo, prima che Papa Francesco, il Giubileo della Misericordia, concedesse l'indulto a tutti quanti i sacerdoti di dare l'assoluzione, che poi ha reso stabile, ordinario, terminato il Giubileo della Misericordia, e un sacerdote non poteva assolvere ad un diritto di aborto, e ci voleva o un religioso o il penitenziere che ne aveva la facoltà, perché appunto nel diritto di aborto è ipso facto contenuta la scomunica per chi lo commette, perché purtroppo quasi la totalità degli stati cosiddetti civilizzati ne abbiano fatto un diritto tutelato, nella visione che la Chiesa propone, che non è una visione confessionale, ma è una visione fondata sul buon senso di chiunque rifletta, voi capite che l'aborto si configura come l'uccisione di un essere umano innocente, uno, che non si può difendere, due, compiuto in una maniera brutta, d'accordo, vigliacca, perché non c'è neanche, come dire, l'esperienza brutta che una persona che spara in faccia a una persona o che lo uccide materialmente, sia che gli spari, sia che gli dà una coltellata, deve superare, come dire, anche il dolore psicologico di vedere una persona soffrire. Ma lì nell'aborto non c'è, non si vede niente, non si vede, no? C'è un cosiddetto grumo di cellule, come veniva dispregiativamente chiamato negli anni 70 dagli abortisti, che viene rimosso attraverso l'intervento chirurgico, fatto in anestesia, non te ne accorgi nemmeno, insomma, no? Ma diciamo, perpetrato poi questo delitto dalla persona che, in base al diritto naturale, non a cose strane, cioè la mamma, è la persona che non soltanto dovrebbe amarlo più di tutti, ma che dovrebbe tutelarlo, custodirlo e difenderlo. Quindi per tutta questa insieme di cose, questo delitto viene ad essere configurato particolarmente grave, e per cui ha, come dire, annessa per il fatto stesso di essere compiuto, è la scomunica. Ecco perché un tempo io, per assolvere dal delitto d'aborto, dovevo chiedere l'autorizzazione al vescovo. E adesso non c'è più, ma perché è stato concesso un indulto dalla Santa Sede? Perché se non ci fosse stata la disciplina rimarrebbe comunque immutata, no? Poi, un'altra cosa, perché è prevista la scomunica, la te sentenzi, che ricordi, è l'assoluzione dal complice nel peccato contro il sesto comandamento. Cioè, se Dio non voglia, un sacro ministro pecca contro il sesto comandamento, non può confessare e assolvere chi ha peccato con lui contro il sesto comandamento, altrimenti sono scomunicati tutti e due, se non ricordo male. Ecco, qui però non amo molto indugiare su queste tematiche, perché, ripeto, qui ci vuole un esperto di diritto canonico. Quindi comunque spero di aver spiegato un pochino la fattispecie, no? E poi andiamo un pochino avanti, insomma, perché, ecco, non vorrei, ecco, imbarcare in materie che non sono quelle in cui sono particolarmente espresso. Manuele Brenna dice: sulla resurrezione San Giovanni cita al sepolcro la Maddalena e poi due discepoli. Gli altri narrano delle sole donne, Matteo cita un angelo, gli altri due Vangeli. Come si spiegano tali differenze? Allora, i Vangeli sono quattro, perché non sono quattro fotocopie l'uno dell'altro, altrimenti i Vangeli sarebbero stati uno, d'accordo? Nel senso che ogni evangelista ha raccontato, ci sono i Vangeli sinottici che hanno delle ampie zone comuni, ma poi ogni evangelista dà il proprio contributo sia in ordine al racconto di episodi non raccontati dagli altri, sia in ordine alla particolare rielaborazione e inquadratura teologica che dà di certi episodi. San Giovanni nel suo Vangelo dice: qui ho scritto alcune cose, ma ci sono molti altri fatti e segni compiuti da Gesù che, se uno volesse scrivere tutti, penso che non basterebbero tutti quanti i libri della terra per scriverli. Basta vedere l'ultimo capitolo, proprio la conclusione del Vangelo di San Giovanni. Quindi non bisogna mettersi a fare, come dire, i ragionamenti scervellotici, come li chiamo un po' scherzandoci io su queste cose, ma semplicemente accogliere la
pluriformità, ecco, delle indicazioni che ci vengono date, appunto come ricchezza, perché il Vangelo è quadriforme, come lo chiamavano i padri, perché Dio ha voluto che così fosse, d'accordo? Perché attraverso queste differenti, anche se evidentemente convergenti, descrizioni, potessimo noi aver avuto un quadro sufficiente di quella che è stata la vita terrena, l'opera terrena, il ministero e la predicazione di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. Oleb 1982 dice: Buonasera, donna, quanto può essere efficace la preghiera di chi non sta in grazia, non solo per se stesso, ma anche pregando per altri, facendolo col cuore si riduce l'efficacia e gli effetti positivi. Questo è evidente che la preghiera gradita al Signore è la preghiera di chi sta in grazia, d'accordo? Perché chi non sta in grazia di Dio, certamente che può pregare, però è una preghiera che Dio comunque ascolta, quindi non è che Dio sa tutto quello che accade, ecco, e soltanto Lui può giudicare le coscienze, soltanto Lui può giudicare le singole persone. E, capite? Noi non possiamo essere certi, come dire, né di stare in grazia, ma per certi aspetti neanche di stare in non grazia di Dio, nel senso, certo, se la coscienza ci rimorde, che sappiamo aver compiuto ad occhi aperti, sapendo e volendo un peccato grave, beh, certamente è molto difficile che stiamo in grazia di Dio. Però poi dentro i meandri delle storie delle singole persone, qui dobbiamo impararlo tutti quanti, i sacerdoti lo sanno molto molto bene, il giudizio della singola persona è semplicemente quasi impossibile a un essere umano, ma è possibile a Dio solo. Quindi farsi questa domanda, come dire, giova entro certi limiti, perché se una persona, è chiaro che se una persona, poi dipende anche dall'intenzione, insomma, dal cuore, no? Perché cioè, il figlio del prodigo, come dire, quando era prodigo, cioè, ha fatto una bella preghiera, no? Dice: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, no? Il pubblicano nel tempio. Adesso, era un grande peccatore, non si capisce se era un peccatore, cioè, però sta prostrato e dice: Signore, pietà di me che sono un peccatore. Quindi bisogna anche vedere che tipo di che tipo di preghiera si tratta, che tipo di con che atteggiamento si prega, no? Quindi che questo lo conosce soltanto il Signore, in parte lo conosce anche il diretto interessato, perché un grido, un gemito, una richiesta di aiuto che sarà da una persona che è lontana da Dio, ecco, o come dire, un grido di disperazione, che però non è tanto di disperazione quanto di quasi di pentimento di una persona che è esasperata di vivere in un certo modo e chiede un aiuto per uscirne. Questa certamente che è una preghiera gradita a Dio, no? Quindi queste domande, ecco, non possono essere fatte in modo troppo generico, perché una risposta troppo generica potrebbe essere fuorviante, che ripeto, in linea di principio, in linea molto generale, è chiaro che la preghiera gradita a Dio, questo lo dice la Sacra Scrittura, no? È la preghiera del giusto, d'accordo? Il motivo per cui noi chiediamo, perché è così efficace la preghiera del Santo Rosario, per esempio. Un motivo molto semplice, perché ci sono tante Ave Maria, uno dei motivi, dove noi diciamo alla Madonna: prega tu per noi che siamo peccatori. Perché diciamo questa cosa? Perché la preghiera del peccatore Dio non l'ascolta, no? Il Vangelo di San Giovanni, la guarigione del cieco nato, a un certo punto, quando si mettono a dire a Gesù, si mettono a contestare al cieco nato, dice: Ma chi è questo qua che t'ha guarito? Questo è un peccatore, perché noi sappiamo che non osserva il sabato. E allora questo dice: Guardate, se non osserva il sabato, io non ho. Fate vobis, d'accordo? Se sia un peccatore, non lo so. Io so solo una cosa: che prima ero cieco, ora ci vedo. Che a quanto ne sappiamo, Dio non ascolta i peccatori. Usa proprio questa espressione, no? Giovanni 9, no? Ma se uno gli è lui gradito e pratica la giustizia, lo ascolta. Quindi se questo mi ha guarito è un santo, è un giusto, perché Dio ha ascoltato la sua preghiera di guarirmi. Questo è quello che intende, no? Quindi è chiaro che in linea di massima
È gradita a Dio la preghiera del giusto, è sommamente gradita a lui la preghiera della Madonna ed è per questo che dobbiamo avere l'umiltà di pregarlo col Santo Rosario, di dirgli guarda tu a me non solo che non mi potresti ascoltare, ma non mi dovresti nemmeno ascoltare, perché io sono un peccatore, non sono degno di apparire al tuo cospetto, però la Madonna l'ascolti. Già dire questo è una preghiera che assomiglia molto a quella del pubblicano. E la preghiera, diciamo, formulata e rivolta a Dio con un cuore profondamente umile, gli è sempre gradita. Però ripeto, ci sono circostanze in cui dagli abissi, anche veramente di profonda lontananza da Dio, può sgorgare, ecco, certamente non senza una grazia attuale dell'Altissimo, ecco, proprio una preghiera che è un grido. Che pur in quelle condizioni può essere, a quanto ne sappiamo, a quanto ci è lecito, come dire, presumere, a Dio gradita. Ecco, spero anche qui di essere stato, speriamo, chiaro o quantomeno non troppo scuro. Buonasera, padre, come spiegare la sofferenza ad una persona con una fede piccola che dice perché Dio permette tutto ciò? Gli esseri umani sono liberi, d'accordo? Dio, anche filosoficamente parlando, il male è sempre una mancanza di cui Dio non è in nessun modo la causa, in nessun modo. Il male dipende dalla libertà delle creature libere e volontarie, le quali non sono delle marionette. Tutto qui, d'accordo? Quindi, o Dio non creava le creature libere, quindi creavo tutti quanti animaletti, cani, gatti, topi, alberi, piante, sole, luna e stelle, quindi non ci metteva in mezzo anche gli angeli e gli uomini, ecco. Oppure creando gli angeli e gli uomini, che sono sua immagine e somiglianza, e quindi sono liberi, come lo è lui, ma siccome non sono Dio, perché soltanto Dio ha la perfezione assoluta di saper usare perfettamente la suprema libertà che lui ha, un ente creato non lo può avere, questo adesso non ci si può imbarcare in discorsi, ma è per questo che noi avremmo dovuto rimanere. Gli angeli buoni ci sono rimasti ed adesso non possono più fare il male. Noi, che siamo anche materiali, non ci basta un atto solo per confermarci nel bene e nel male, ma ce ne vogliono tanti, per cui saremmo confermati nel bene solo quando staremo in paradiso. Per adesso no. E quindi poi ci sono semplicemente insomma dati oggettivi. Altre volte ho parlato, insomma, no? Dice: ah, Dio permette che i bambini muoiano di fame. Dico, ma veramente Dio non permette assolutamente nulla, perché che Dio muore di fame, ecco, se questa persona c'ha poca fede, bisogna chiedere, dice, ma ascolta un attimo, tu hai mai buttato niente alla spazzatura per quanto riguarda le cose da mangiare, un po' di pasta che è avanzata, un po' di carne che è avanzata, insomma, mai buttato niente alla spazzatura? Sentiamo che risponde, perché guarda che se tu hai buttato qualcosa nella spazzatura, già sei colpevole della morte di qualche bambino. Questo non lo dico io, ho disponibili, credo di averle anche pubblicate, le foto fatte a suo tempo quando andai con i ragazzi a vedere una mostra della FAO, quindi organizzazione certamente non cattolica, dove riportava che degli 800 milioni di esseri umani che muoiono di fame ogni anno, ne sarebbero sfamati 4 volte tanto, cioè 3 miliardi e 200 milioni di persone, semplicemente con il cibo buttato nella spazzatura. D'accordo? Quindi se qualcuno butta il cibo nella spazzatura, sappia, oltre che a commettere peccato, perché il cibo non si butta nella spazzatura per nessun motivo, sappia che c'ha sulla coscienza qualche morto. Quindi non, attenzione a non mettere Dio nel banco degli imputati, no? Poi bisogna anche dire a questa persona che i perché non vengono chiesti dal più piccolo al più grande, cioè noi non possiamo azzardarci a chiedere perché a Dio, ma casomai è lui che chiede perché a noi. Capite? No? Cioè, non è l'inferiore che giudica il superiore, ma al contrario. Ecco, sarà nostro Dio che ci chiederà perché hai agito in un certo modo, no? Ecco, quindi
Certamente anche questa domanda, per chi conosce gli scritti della Divina Volontà, c'è l'ultimo capitolo ottavo del Libro di Cielo, non capitolo ottavo, il libro ottavo, proprio l'ultimo scritto del Libro ottavo, si chiama, ecco, La canzone del perché, che spiega come questa parola perché è nata all'inferno, quello quando perché è rivolta a Dio, e come bisogna ben guardarsi dal chiedere mai e per nessun motivo a Dio perché. Ecco, perché non è tenuto a dircelo, è perché un perché c'è sempre, d'accordo? E anche nei mali permessi, non voluti da Dio, ma comunque permessi, c'è sempre una motivazione soprannaturale, dipendente dai suoi decreti a noi ignoti, e non è necessario che noi li sappiamo, insomma, no? La cosa importante è che sappiamo che il male non viene da Dio, ma che viene da noi, e che la permissione di esso è giustificata da fini che Dio solo conosce. Altro non occorre sapere. Quindi io ho già detto in altre circostanze, guardarsi sempre bene da vane curiosità, perché Dio non risponde alle curiosità. Ci dice ciò che è necessario per la nostra salvezza, né una virgola di più e né una virgola di meno. Buonasera Donato, volevo chiedere riguardo al Vangelo di oggi se Gesù abbia abolito la legge del taglione oppure ne abbia dato una nuova interpretazione. Grazie in anticipo. La risposta è abbastanza semplice, Diego. Gesù la legge del taglione l'ha abolita. Ha detto, avete inteso che fu detto occhio per occhio, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, quindi quella cosa non si può fare. D'accordo. Altro discorso, evidentemente, è quello concernente la necessità, che è evidentemente permanente, degli organi di giustizia umana che facciano in modo di punire i crimini in questo mondo e di ripristinare le giustizie nelle cause che chiamiamo, diciamo così, civili, qualora gli uomini vogliono ad esse ricorrere, no? Gesù sta parlando ai suoi discepoli ha detto guarda che tu non puoi rispondere al male con il male. D'accordo? Non soltanto nel senso di non, diceva l'omelia di questa sera, di non fare il far west, nel senso che ti fai giustizia da solo, ma è proprio uno stile che un discepolo di Gesù non può avere perché il maestro non l'ha avuto. Gesù non ha risposto al male con il male. Gesù ha preso su di sé, offrendolo e soffrendone, il male commesso dagli altri. E chi vuole seguire le sue orme deve seguire il suo esempio. Un discepolo non è più grande del maestro, un apostolo non è più grande di chi lo ha mandato, un servo non è più grande del suo padrone. Gianluca Verdoliva scrive: Salve padre, ho letto che i pensieri, i blasfemi involontari e le vessazioni non sono peccato. Mi spiega perché? Perché il peccato si trova nella volontà. Tutto quello che non è volontario non è peccato. Un pensiero può essere, è come dire, prodotto direttamente dall'azione del tentatore, quindi essere quindi presentato alla nostra attenzione senza che noi possiamo assolutamente impedirlo. L'unica cosa che noi possiamo fare è non acconsentirvi volontariamente. Quando un pensiero diventa, come dire, vessatorio o addirittura o compulsivo o ossessivo, peggio ancora, insomma, no? Quindi dove non è nemmeno possibile mandarlo via perché si riproduce in continuazione, queste chiaramente sono cose a quanto ne dicono gli esperti di origine malefica, ma l'unica cosa che si può fare è rimanere, come dire, indifferenti e non acconsentirvi. Dove non c'è la volontà, il peccato non c'è mai, questo bisogna sempre ricordarlo. Proprio il concetto di peccato per antonomasia implica un atto disordinato della volontà. Maria Nicosia 10 chiede: Salve, le chiedo se padre si può pregare per i defunti che si suicidano. Grazie, certamente che si può pregare. Insomma, oggi la Chiesa nell'attuale disciplina consente, a differenza dei tempi antichi, anche le esequie an suicida. Si può pregare per lo stesso motivo che stavo dicendo prima, perché certamente il suicidio in se stesso è un atto gravemente disordinato, è un peccato molto grave, perché è lesivo,
essendo direttamente contrario al quinto comandamento, del diritto esclusivo di Dio di decidere quando una vita viene creata, quando nasce e quando finisce. Quindi queste non sono, per usare un linguaggio giuridico, ecco che usavo quando studiavo la legge umana, non sono beni disponibili, si chiamano così da un punto di vista giuridico, cioè io non posso disporre di queste cose. Io mi sono stancato di vivere, non posso dire bene, mi sono stufato, adesso mi sparo e così decido io quando porre fine alla mia vita terrena. Questo non si può fare, non è un diritto nostro, d'accordo? È certamente una possibilità che l'uomo ha, perché se vuole uno si può suicidare, ma è un atto ingiusto. Anche qui però, cosa ha portato una persona a compiere un gesto estremo? Le circostanze, le modalità, cosa era successo, cosa si porta dietro? Se non fosse malato di mente, quindi incapace quindi di rispondere dei suoi atti, ci sono tutta una serie di cose su cui non è possibile dall'esterno formulare nessun tipo di giudizio definitivo. Quindi noi possiamo dire che il suicidio è un atto gravemente disordinato, quindi un peccato grave, ma non possiamo dire che un suicida ipso facto sta all'inferno. Quindi, e quindi non potendo dire una cosa di questo genere, possiamo pregare per la sua anima e possiamo sperare che non si sia dannato. Attenzione, che queste cose vanno sempre ben circostanziate e ben spiegate. Quindi do un'ulteriore spiegazione. Questo non vuol dire che lo suicida vada in paradiso, d'accordo? O che non fa niente che uno si suicida. Perché a volte ci sono, diciamo così, delle declinazioni, insomma, un po' troppo superficiali di questi concetti, per cui dice, ah, vabbè, quindi fa niente. No, fa, d'accordo? Perché se non ci sono particolari circostanze soggettive scriminanti o diminuenti, il suicidio è peccato che porta dritti dritti all'inferno. Però non possiamo noi conoscere quello che c'è dentro il cuore di un essere umano. Neanche se fosse nostro marito o nostra moglie o il nostro figlio, quindi che lo conosciamo bene. Tra l'altro, noi non possiamo conoscere bene, se qualcuno pensa di no, scriva subito il commento su Instagram, nemmeno quello che ci frulla per la testa a noi, noi non conosciamo bene nemmeno noi stessi. Per questo che il Concilio di Trento, l'ho accennato anche prima, dice che noi non possiamo essere certi di stare in grazia di Dio, possiamo presumerlo, d'accordo? Così come non possiamo neanche essere certi di stare, cioè, fuori della grazia di Dio, possiamo anche qui presumerlo. Capite? Quindi quando Gesù ha detto non giudicare, lo ha detto esplicitamente non soltanto nei confronti degli altri, ma nei confronti di tutti. Ok? Quindi capiamo bene le cose, cioè quando la Chiesa e quando anche io da sacerdote parlo le catechesi, quindi si parla dei peccati mortali, è chiaro che si deve essere illuminati, d'accordo? Io devo sapere cosa è grave, perché se quella cosa la commetto con piena avvertenza e deliberato consenso e senza circostanze soggettive che diminuiscano, quella mi porta dritta all'inferno, d'accordo? Però ci ho detto, il giudizio sulla persona che ha commesso quella cosa spetta solo a Dio, d'accordo? Cioè, tu puoi anche avere un'autorità umana, civile o ecclesiastica che ti dà una condanna. Sono già successe nel corso della storia queste cose qui, no? Santa Giovanna d'Arco è stata condannata, poi è stata riabilitata. Perché? Perché quello che sembrava esternamente l'impressione che hanno avuto con gli uomini di chiesa era che questa fosse una mezza strega, d'accordo? Una mezza invasata, fuori. E invece così non era, d'accordo? Quindi questo non ci deve stupire, questo qui, d'accordo? Sappiamo che nel corso della storia, no? Ci deve essere una giustizia umana, ci devono essere anche dei provvedimenti umani, no? Ma la giustizia umana, anche ecclesiastica, è fallibile. Tutti quanti sappiamo che Padre Pio è stato per anni senza dire la messa, cioè forse il più santo sacerdote di tutti i tempi, insomma, stigmatizzato. Eppure,
quando gli è arrivato il diktat, che non è che sta senza la messa in pubblico, d'accordo? Quindi è stato punito dalla giustizia ecclesiastica. Ingiustamente, ingiustamente. Cosa ha fatto? Se l'è tenuta. Così riprendiamo anche il discorso della legge del taglione, no? Tranquillamente. Ecco. Ok? Loris Leone. Buonasera, Don. Come si fanno le preghiere di intercessione? Bisogna pensare mentalmente alla persona specifica durante la preghiera. Grazie in anticipo. Loris, caro, non è che c'è una. La preghiera di intercessione del Signore ti prego per Tizio, Caio e Sempronio, d'accordo? Quindi se si intercede per qualcuno, ti prego per X, oppure che ne so, offro un Padre nostro per X, cioè quelle sette petizioni del Padre nostro, chiedo per tutte, le applico in maniera particolare per questa intenzione, no? Oppure ti prego per X, che ne so, che superi il concorso, che guarisca dalla malattia o che se c'è qualche cosa, insomma, di specifico o per la sua conversione, insomma, no? Quindi, basta, insomma, senza farsi particolari problemi. Noi non dobbiamo, cioè, Dio conosce le nostre intenzioni anche, d'accordo? Quindi sa tutto, quindi non dobbiamo complicarci troppo la vita, diciamo così, nei rapporti, diciamo così, intimi, personali e di preghiera con lui, no? Rosa Rosa 64, buonasera Donato, cosa significa pregare secondo l'intenzione del pontefice? Significa semplicemente appoggiare con la nostra preghiera le intenzioni di preghiera che il sommo pontefice ha. Tutto qui. Al termine del rosario e per lucrare le indulgenze è necessario pregare secondo le intenzioni del sommo pontefice, così come per molte concessioni di indulgenza, quelle alle famose solite condizioni, tra virgolette, le solite condizioni sono appunto la recita del credo, la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, la confessione sacramentale e la comunione sacramentale. Queste sono le solite condizioni per alcune indulgenze, diciamo così, in generale, per il perdono d'Assisi, l'indulgenza per la festa della Divina Misericordia, eccetera, eccetera, no? Quindi tutto qui significa unirsi e pregare davanti al Signore per le intenzioni del Santo Padre. Gianluca Verdoliva, padre, per capire, non per giudicare, Dio ci ama tanto, Gesù è morto per noi, però poi concede al diavolo di tentarci e poter cadere, è vero, abbiamo il libero arbitrio, ma il diavolo è più furbo di noi. Il diavolo è più furbo di noi, ma il nostro Signore ci ha dato tutti quanti i mezzi per combatterlo e per vincerlo. Tutto qui. Poteva vincerlo Adamo e non l'ha vinto, possiamo vincerlo noi, e chi non lo vince perché non usa bene le grazie e i mezzi che il Signore ci ha donato. Ecco, detto questo, non bisogna andare troppo a fondo nell'indagare questi misteri, perché l'azione, la presenza stessa del diavolo ha la sua ragione di essere, che è una ragione di essere santa. Ecco, per cui qui non si tratta, non si può, si può capire entro certi limiti, ecco, ma dentro quello che Dio fa e permette, l'atteggiamento da avere è quello del silenzio adorante e riverente, ecco, non andare a pretendere di capire oltre quel poco che il Signore, giustamente, perché così stabilisce, ci spiega, ma le cose rimangono sempre circondate, cioè la fede è una conoscenza oscura e ciò che è oggetto della fede si chiama sempre mistero. Mistero non è una realtà mistero, quindi completamente oscura, quindi che sto immerso nel buio più totale. Ma come dice San Giovanni della Croce, la fede è una conoscenza però oscura, cioè perché adesso la stanza dove io mi trovo, chi vede la diretta Instagram vede bene gli elementi del mio volto, ma se comincio a spegnere un pochino di luce, ecco, già spengo questo, diciamo che ecco, togliamo la luce al computer davanti, ecco, vedete subito come se spengo tutte quante le luci non si vede più quasi niente, insomma, no? Ecco. La fede è una conoscenza oscura, quindi perché
Dice San Paolo, io conosco in modo imperfetto adesso, in maniera confusa. Quindi sappiamo alcune cose, poche, e Dio vuole, perché Dio vuole che noi viviamo nell'ordine della fede, d'accordo? Non nell'ordine della visione. Quindi non è tutto chiaro qui, perché se fosse tutto chiaro qui, noi non avremmo la libertà di muoverci diversamente. Se io avessi l'evidenza lapalissiana che commettere un peccato è male, è male proprio male, d'accordo? Cioè che è peggio che se mi dessi una coltellata al cuore con un coltello a serramanico, ma io non lo farei mai il peccato, d'accordo? Ma quello non sarebbe più, cioè non sarebbe più meritorio quell'atto, d'accordo? Capite? Non c'è nessun merito per l'occhio umano, insomma, che veda le cose alla luce del sole. Assolutamente, cioè è un fatto normale. Ecco. Felice Papalia, ma se offre un suffragio di un defunto, un ciclo di messe gregoriane, questo deve essere eseguito consecutivamente, oppure si può interrompere per evitare che siano promesse pure intenzionali. Ma Felice, questo non è un problema suo, questo è un problema del celebrante, d'accordo? Magari è un problema suo se l'ha chiesto di fare. Ma un ciclo di messe gregoriane sono 30 messe consecutive, punto e basta, interrotte da niente e da nessuno e non possono essere unite a nessun'altra intenzione. Quindi, quando si chiede un ciclo di messe gregoriane, si badi bene, se uno dovesse imbattersi in un sacerdote, insomma, non sa bene di cosa si tratta o come si adempie e non glielo faccia fare, insomma, no? Ecco. Ma le messe gregoriane si fanno dire generalmente in istituti religiosi, in conventi, in monasteri, in sacerdoti che non sono da sacerdoti che non sono parroci, possono prendere intenzioni, oppure, così uno vuole stare proprio tranquillo, va su internet, cerca aiuto alla Chiesa che soffre e vedrà che questa è un'organizzazione che distribuisce intenzioni di messa ai sacerdoti poveri di tutto il mondo. Quando si chiede un ciclo di messe gregoriane, questi sono così bravi che ti fanno subito una mail di recezione dell'intenzione. Dopodiché, appena la assegnano, ti fanno una bella letterina, ti mandano a casa un bel fogliettino dove c'è scritto: la messa per Francesco sarà celebrata a partire dal 10 luglio 2020 in Africa, in Burundi, nella capitale del Burundi, dal rettore del seminario maggiore che si chiama X. Così stai proprio tranquillo al 100%, ma così si fa. Quindi, da Lumila, buonasera Leonardo, le restrizioni mentali sono ritenute bugie, quindi peccato, grazie. Dipende dalle circostanze, insomma, non ipso facto, questo è un discorso che non si può affrontare in generale, no? Noi non possiamo mai mentire, ma in tante circostanze non possiamo dire quello che è necessario. Per cui se io do una risposta, questo è un esempio di restrizione mentale, quindi io intendo nella mia mente una cosa differente da quello che è comunemente inteso, per non voler dire quello che non posso dire, e non c'è altro sistema, diciamo così, per sfuggire dal fatto del non dire ciò che non si deve, ma non potendo mentire, questa è una cosa che si può fare, questa qui. In ogni caso, io questo lo raccomando sia in ingresso che in uscita. Se qualcuno fa una domanda diretta e personale, bisogna ammonirlo, perché domande dirette e personali non si possono fare e non si devono fare, perché è un'ingiustizia grave, è un'indebita ingerenza di una sfera che non ti compete. O meglio, ci sono soltanto alcune persone che possono fare domande dirette e personali entro certi limiti. Cioè il tuo datore di lavoro ti può chiedere: hai fatto quello che ti avevo detto di fare? Te la può fare questa domanda diretta. A me il mio vescovo può dirmi: hai fatto quello che ho dovuto fare? Adesso ci sono le norme sul Covid, no? Ha fatto un decreto? Se mi chiama e dice: stai mettendo in pratica le disposizioni che ho dato nel decreto? Lui me lo può chiedere, ma una persona comune no, d'accordo? Non me lo può chiedere. E io non sono tenuto a rispondergli, d'accordo? Quindi,
Le domande dirette non si accettano e non si fanno, perché è grave maleducazione, oltre che grave mancanza di rispetto e grave ingiustizia farlo. De Angelis Rossella dice: buonasera padre, è vero che non bisogna prendere l'Eucaristia con i guanti, altrimenti si commette sacrilegio. Ho sentito che è meglio non riceverla in queste condizioni. Grazie per Maria. Io ho scritto un articolo, Rossella De Angelis, sta ancora sul mio blog, Don Leonardo Maria Pompei, il blog, lo va a cercare e vedrà tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda la Santa Comunione. Ecco, io che si debba ricevere con i guanti, questa è la prima volta che lo sento dire, cioè nel decreto del mio vescovo assolutamente non c'è una cosa del genere. Altro è la distribuzione dell'Eucaristia, altro è la ricezione dell'Eucaristia. Queste cose vanno sempre analizzate alla luce dei decreti che sono differenti, fatti dai, abbiamo già parlato un'infinità di volte, insomma, dalle singole diocesi. E per quanto poi riguarda le scelte particolari, sono cose che vanno fatte in coscienza. Leggere l'articolo. Come ci si accosta alla Santa Comunione? Tra l'altro l'ho postato su Facebook, ho avuto tantissime visualizzazioni, quindi lo si ritrova anche andando a scorrere i post della mia pagina di Facebook. Emerita Montante, buonasera, dono un sacerdote che viene rimosso dall'incarico perché diventa padre, rimane sempre sacerdote e potrebbe sposarsi. Allora, il sacerdozio è un sacramento che non si può perdere, è come il battesimo, è come la cresima, quindi si è sacerdoti per sempre, perché una volta che le mani sono unte con il crisma, detto proprio in poche parole, quell'unzione dalle mani non la toglie nessuno, perché se un sacerdote va all'inferno come sacerdote e resterà per tutta l'eternità zimbello dei demoni, perché non potrà nascondere il suo essere sacerdote davanti a nessuno. Punto. Quindi questo è un dato di fatto, che evidentemente il fatto che si rimanga sacerdoti per sempre, se si dovessero fare brutti peccati, non è certamente una cosa bella, d'accordo, ma una cosa da fortemente temere. Ecco, uno che diventa padre da sacerdote fa un'azione oggettivamente estremamente grave, perché già chi diventa padre fuori del matrimonio fa comunque anche oggi un'azione grave, nel senso che i figli, almeno per i battezzati e per i credenti, nascono dopo la celebrazione del sacramento del matrimonio, non prima. Io so che a questo suo proposito, insomma, cioè, allora, una vita è sempre una vita, d'accordo? È una vita che viene accolta piuttosto che una vita che venga poi, abbiamo già detto prima, fatta fuori, non c'è neanche da discutere, no? Ecco. Però, detto fra noi, cioè esplodere come dire, in esplosioni di gioie, diciamo così, innanzi a concepimenti e parti fuori del matrimonio, mi sembra, come dire, un atteggiamento esorbitante, ecco, perché comunque sia, si tratta di una cosa non lodevole, perché per un battezzato la fornicazione è un peccato oggettivamente mortale, d'accordo? Che il fatto che i costumi siano stravolti, che la società si sia corrotta dopo il 68, non ha tolto l'intrinseca peccaminosità dell'atto. Fatto da un sacerdote, c'è cioè la circostanza aggravante dell'essere sacerdote, che non è una piccola circostanza aggravante, è una gravissima circostanza aggravante. Dunque, un sacerdote che sia rimosso dall'esercizio del sacerdozio, che lasci il sacerdozio per queste motivazioni, può accedere al sacramento del matrimonio qualora ottenga dalla Santa Sede l'indulto che lo dispensi dall'osservanza del celibato. Questo significa che potrà assumere ecclesialmente una posizione regolare anche accedendo al sacramento del matrimonio. Questo per quanto riguarda la disciplina canonica. Per quanto riguarda il resto, ecco, io insomma, anche in questo caso non è possibile giudicare certamente le intenzioni dei singoli e quindi
andare a sostituirsi al giudizio dell'Altissimo, però certamente non si tratta evidentemente di cose belle o raccomandabili, a meno che anche qui non ci siano state tutta una serie di dinamiche. L'ideale sarebbe che il discernimento fosse fatto prima, d'accordo? Perché se un seminarista apre il cuore, si forma bene e lavora bene, nessuno lo obbliga a diventare sacerdote. Se non se la sente, torna a casa e si fa una famiglia come Dio comanda, senza andare a fare tutti quanti questi passaggi complicati e dolorosi. Certo, poi ogni storia è una storia a sé e bisogna anche vedere come si è arrivati a tutto questo, che cosa che sa il sacerdote, lo saprà il suo vescovo, lo sa soprattutto il nostro Signore, ecco, però certamente non sono cose né piacevoli né gradevoli, insomma, da un punto di vista oggettivo, penso che su questo, insomma, non si possa non essere d'accordo, no? Lucia Fuscello, buonasera Donato, pensate possa essere una cosa buona studiare la Bibbia con i testimoni di Geova? Lucia Fuscello, ma assolutamente no, d'accordo? Perché i testimoni di Geova non hanno la Bibbia, ma hanno una parodia della Bibbia, come dire, grossolanamente tradotta, d'accordo? Anche se si pensano di essere super conoscitori. Uno. Secondo, sono gravemente eretici, cioè i testimoni di Geova non sono cristiani, d'accordo? Non è che non sono soltanto cattolici. Perché i testimoni di Geova non credono che Gesù Cristo è Dio, d'accordo? Non ci credono, quindi non credono nella Santissima Trinità, anche se ingannano le persone, non te lo dicono subito. Credono che Gesù è un grande profeta, sono una sorta di mezzi ariani, insomma. Quindi assolutamente no, quindi non è peccato grave fare una cosa di questo genere, quindi. Per questo che mi esprimo, insomma, in termini così, così apodittici. Il gatto io, buonasera, caro padre, cosa ne pensa delle persone sposate che non portano la fede al dito perché gli dà fastidio dal punto di vista fisico? È giusto non metterla per questo motivo. Ma io penso che la fede sia per una persona sposata ciò che è l'abito ecclesiastico per un sacerdote. Se sapeste quanto caldo fa l'estate quando uno porta la veste d'alare, insomma. In base a questo, insomma, come ben capite, cioè, un piccolo sacrificio, fastidio di un anello, te lo fai allargare, te lo fai, insomma, no? Ecco, gli anelli si fanno stringere, si fanno anche allargare, no? Ma la fede, i segni esterni, che oggi tutti quanti disprezzano i segni esterni perché dicono, ma non fa niente, l'importante è che tu sei fedele col cuore a tua moglie. Ma non fa niente se porti la tonaca, l'importante è che tu sia un buon sacerdote. Dico, per carità, nessuno mette in discussione il fatto che evidentemente che porti la fede al dito e poi tradisci tua moglie o tuo marito, oppure che porti la tonaca e poi vai a farti la vita, come dire, è chiaro, no? È evidente che la fede o la tonaca né ti preservano dalla possibilità di peccare né sono garanzia, quello porta la fede e quello porta la tonaca, quindi quello è un santo sposo e quello è un santo prete. No. Ecco. Ciò detto però, i segni sono una cosa significativa, si chiamano segni appunto perché significano qualcosa. E il significato è sempre duplice di questi segni, perché che io sono sacerdote, punto primo me lo devo ricordare io, dovunque mi trovo. Perché io non è che sono sacerdote, capito, quando esco, che vado in chiesa, che celebro la messa, quando qualcuno si confessa. Io sono sacerdote, sempre, qualunque cosa faccio, pure quando dormo, sono sacerdote. E questo me lo devo ricordare, anche attraverso dei segni. Secondo, io lo devo ricordare a chi mi sta davanti. Primo perché per ragioni di necessità, se dovessi avere bisogno di un sacerdote, devi sapere che ce l'ha davanti, d'accordo? Possono esserci dei casi urgenti. Sapeste quante volte, specialmente quando ando in giro per Roma, c'è chi mi ferma per strada, c'è un rosario, padre me lo può benedire, oppure si ferma certo davanti, padre, vuol dare una benedizione, d'accordo? Oppure se c'è stato un incidente, ti chiamano, dagli l'olio santo se c'è la possibilità, o se qualcuno sta per morire, che ha bisogno urgente di essere battezzato, insomma, beh, che il battesimo potrebbe farlo anche un non sacerdote, comunque.
ma poi anche perché le persone devono sapere che con me si tratta con un sacerdote, quindi con un uomo di Dio, e con un uomo di Dio bisogna trattare in un certo modo, niente di particolare, insomma, no? Ma con il, come dire, io non lo posso imporre, non lo posso pretendere, ma devo invitare a farlo, quindi con il dovuto rispetto e modo con cui si tratta un sacerdote. Una persona che porta la fede al dito lo ricorda a tre persone, non a due. Io lo ricordo a me e lo ricordo a tutti. Chi è sposato lo ricorda a tre persone, perché lo ricorda a se stesso che è sposato. Lo ricorda alla moglie, perché portare la fede è un segno di amore verso la moglie o verso il marito. Se io non la porto, non è un segno d'amore verso la moglie, verso... E poi lo ricordo a tutti quanti, cioè io sono felicemente sposato e quindi se qualcuno mi ci dovesse accostare sappia che la porta è chiusa. D'accordo? Ripeto, non bastano la fede, insomma, per queste cose, però è un aiuto non indifferente per tenerlo sempre presente. Desiree Ali 73, buonasera donna. Quando Caino uccise Abele, fu cacciato da Dio e andò in un'altra parte della terra. Lì conobbe sua moglie. C'erano altre donne, dunque. Allora, Desiree Ali 73, abbiamo già detto prima, domande, come dire, di questo genere, che vanno, come dire, a curiosare. Sui discorsi dei libri delle origini, che sono come tutta la scrittura, ma alcuni passi della scrittura più degli altri densi di mistero, non è il caso di. Perché la Bibbia non è concepita come noi oggi, come una cronistoria, come dire, come una telecronaca degli eventi successi. Il motivo per cui la Bibbia è scritta non è questo, d'accordo? Non è fare la telecronaca come se fosse una partita di calcio o un telegiornale, d'accordo? Non è questo. Il motivo per cui vengono raccontati dei fatti è il messaggio che essi. I fatti sono tutti antiveri quelli che vengono raccontati, perché c'è la presunzione della storicità e del senso letterario di tutti quanti i brani della Sacra Scrittura, a meno che non sia palesemente da escludere, come per esempio quando alcuni racconti biblici, specialmente quelli di tipo apocalittico, presentano evidentemente delle visioni simboliche. Fuori di quei casi, il senso storico letterale, dai padri della Chiesa fino agli ultimi interventi magisteriali, insomma, deve essere sempre ritenuto come esistente e vero. Però il filo non è raccontarti tutto quello che è successo per filo e per segno con assoluta dovizia di particolari, come se fossero le cronache di Tacito, insomma, no? Ecco, non è questo. Ma è il significato che gli eventi raccontati veicolano, significato salvifico, che cosa significano? Quindi non è mai il caso di andare a sfrugugliare, a scervellarsi su particolari di curiosità di questo genere. Mi pare di averlo già accennato in una domanda precedente. Quando si commette peccato mortale, l'ho già detto. Andiamo verso la fine. Daniela Blanchino, si possono fare messe per il proprio albero genealogico? Se sì, cosa bisogna dire al prete, cosa bisogna fare? Ma quest'argomento, allora, io ne ho parlato anche un pochino di tempo fa, è un argomento un pochino delicato, nel senso che non si tratta su questo argomento di una, come dire, di una verità pacificamente acquisita nell'ambito della dottrina della Chiesa o del Magistero, alcuni esorcisti o alcune credo spiritualità legate al mondo carismatico affermano l'importanza di una cosa di questo genere. Io ritengo che fino a quando non ci dovesse essere un pronunciamento autorevole ecclesiale, come tutte le cose, in cui dica questa non è una cosa da farsi, si può fare senza pericoli. Ma se uno ha queste intenzioni non occorre dire questo, fa celebrare una serie di messe, come si dice tecnicamente, ad mentem offerentis, quindi
Quindi, che verranno offerte secondo le intenzioni dell'offerente, che non c'è bisogno di dire al celebrante, e nell'intenzione dell'offerente offrirà l'offerente queste messe con questa intenzione. Bene, adesso dobbiamo chiudere prima che Instagram ci tolga la bocca e la parola. Diamo la benedizione, santa notte e ave.